Bentrovati con l'informazione di TG Melito. Cominciamo subito con la cronaca perché c'è un arresto eccellente nel corso delle indagini e degli arresti contro la Cosca Bellocco, è stato arrestato anche il sindaco. Eh, Domenico Madaffari, sindaco di San Ferdinando. Lui è accusato di concorso esterno. Secondo quanto si è appreso, avrebbe favorito il rilascio di licenze ed autorizzazioni per negozi nella disponibilità della cosca coinvolti anche altri amministratori. L'indagine, infatti, secondo quanto si è appreso, avrebbe consentito ai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine al presunto favoreggiamento alle cosche da parte di alcuni amministratori locali. Tra i quali Madafferi è il politico ovviamente più in vista, anch'essi eh, raggiunto dal provvedimento restrittivo. Lo scorso anno i carabinieri avevano arrestato il comandante ed un agente della Polizia Municipale di San Ferdinando perché avrebbero agevolato la Cosca Bellocco nell'intestazione fittizia di un bar. Domenico Madafferi, il sindaco di. San Ferdinando, ehm, che è stato sottoposto a fermo stamani dai carabinieri nell'ambito di questa operazione che dicevamo contro la Cosca Bellocco, all'inizio dell'anno era stato uno dei più attivi nell'opporsi alla decisione del governo di utilizzare il porto di Gioia Tauro per smistare le armi chimiche come scalo appunto per il trasbordo eh, da parte eh, provenienti scusatemi, dalla Siria. Madafferi arrivò persino a minacciare di mettere un'ordinanza per chiudere lo scalo visto che San Ferdinando condivide con Gioia Tauro e Rosarno eh, la territorialità del porto ed è in linea d'aria il più vicino all'area che è stata teatro del trasbordo, insieme agli altri sindaci organizzò nel proprio comune anche una manifestazione per dire no a decisioni imposte dall'alto, posizione battagliera che ha mantenuto anche nei mesi successivi pur accettando alla fine la decisione governativa. E cambiamo decisamente Argomento perché l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria ha conferito al maestro Riccardo Muti una laurea honoris causa. Gli italiani hanno la cattiva, cattiva abitudine di essere i maggiori denigratori di noi stessi. Se ho avuto delle difficoltà durante la mia carriera, sono state create da persone del nostro paese. Così il maestro Riccardo Muti il quale non esita a ricordare una cattiva abitudine tutta italiana per invitare invece i giovani musicisti a credere nella vostra forza e nelle vostre origini. L'occasione per queste dichiarazioni, dicevamo, gli è stata fornita proprio per il conferimento di questa laurea. Honoris eh, Causa assegnata dall'Università Perseni Dante Lighieri di Reggio Calabria in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2014-2015. Muti avvicinato dai giornalisti al termine della cerimonia, ha invece tagliato corto sulla situazione dell'opera di Roma. Con l'Opera di Roma non c'entro niente. Siamo qui per parlare della Calabria, terra meravigliosa e piena di talenti. Nel suo intervento introduttivo, il rettore dell'Ateneo Salvatore Berlingò. Ha definito il maestro Muti l'incanto della bellezza della musica, etimo in cui si condensano tutte le arti. Un riconoscimento assegnato per avere tra l'altro valorizzato anche le esperienze più neglette e periferiche eh, della Calabria. Un'azione, ha detto ancora Berlingot, che motiva e ci corrobora negli obiettivi della nostra azione, comunicatore delle eccellenze artistiche del Made in Italy nel mondo. Ebbene, torniamo a parlare un attimo di cronaca. Perché un uomo di 36 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Reggio Calabria per sequestro di persona, minaccia, porto abusivo di armi e lesioni gravi. Il 36enne, probabilmente per motivi passionali e di gelosia, ha aggredito e picchiato una ragazza polacca e poi l'ha presa in ostaggio. Pensate, il fidanzato della ragazza ha denunciato l'accaduto e i carabinieri sono riusciti a rintracciarla e a liberarla. Bene, eh, sì, ok. Eh, sconti di pene in appello per la famiglia Gambazza, eh, torniamo a parlare, continuiamo a parlare di cronaca, di cronaca giudiziaria, la corte fino a chiaro presidente con Sabatini e l'audadio alla Tere, Ha condannato Giuseppe Pelle a 6 anni e 8 mesi di carcere, mentre alla moglie Marianna Barbara e al figlio Antonio Pelle, classi 1987 sono stati inflitti tre anni. E sei mesi di carcere, ovviamente parliamo dell'operazione che voi tutti conoscete riguardo alla, alle false certificazioni mediche, infatti è caduta in appello l'aggravante mafiosa per i eh, Gambazza. I giudici avevano chiesto, dicevamo, l'aggravante della modalità mafiosa e... Eh, il sostituto procuratore generale Giuseppe Adornato ha chiesto la conferma delle pene inflitte in primo grado al Tribunale di Locri che nel luglio del 2013 condannò Gambazza ad otto anni mentre moglie e figlio a quattro anni e sei mesi. Siamo nell'area grecanica adesso. Un momento eh, gioviale, un pomeriggio alternativo pieno di attesa e partecipazione. Apre la festa dei Santi Cosme e Damiano a Masella durante la spensierata escursione laboratoriale in mezzo alla natura. I bambini e gli animatori della CR di Masella si sono trovati di fronte ad uno squallido scenario. Improvvisamente tra gli alberi di eucalipto si è materializzata una discarica a cielo aperto. E svariati cumuli di rifiuti sparsi nelle vicinanze, tra i rifiuti vi erano carcasse di elettrodomestici, scarti edilizie ed in particolare è da sottolineare la presenza notevole di Eternit, Eternit che come sappiamo è altamente pericoloso perché qualora le polveri di questo materiale vengano inalate si può eh, veramente subire delle gravi malattie, soprattutto delle vie respiratorie che possono portare, anzi portano alla morte di fronte agli innocenti eh, bambini in merito a questo scempio gli animatori si sono trovati in evidente difficoltà a giustificare una così brutta e triste realtà ma ci racconta di più la nostra Claudia Pugliese Scusate. Sì. Grazie. Ma mi dicono dalla regia che il servizio ancora non è pronto, quindi eh, passiamo avanti. Recupereremo il servizio tra poco e eh, vediamo la situazione del meteo. Anzi, sì, ah, no, mi dicono che il servizio è pronto, quindi vediamo la situazione terribile raccontata dalle immagini della viva voce della nostra Claudia Pugliese. Ci troviamo a Masella, precisamente in contrada Chiarello, dove qualche settimana fa, durante un'escursione per il laboratorio Naturarte dedicato ai bambini, addentrandoci nella boscaglia di Eucalipto tra lo stupore generale, ci siamo imbattuti in una discarica abusiva, nel bel mezzo della natura. Procedendo nell'escursione con l'intento di sperimentare la Land Art, ovvero l'arte della terra, abbiamo trovato dei residui di Eternit e qualche scheletro di televisore sparsi sul territorio. Tutto questo dimostra che la società moderna, in fatto di civiltà, ha ormai toccato il fondo e non ha alcun rispetto per l'ambiente. L'uomo è diventato talmente incosciente e indifferente da non rendersi conto dei pericoli che l'inquinamento generalizzato comporta per la sua stessa sopravvivenza. Noi siamo testimoni di questo scempio e vogliamo tutelare il nostro territorio denunciando ogni singola situazione di degrado. E' con questa premessa che ci impegniamo a segnalare i commissari straordinari affinché provvedano allo smaltimento. Adesso ci siamo spostati tra la zona Bruca e Prestarà, di preciso alla Cappelluccia, dove siamo venuti a celebrare Messa durante il triduo dei Santi Cosme e Damiano, e abbiamo potuto ulteriormente constatare l'incuria e l'inciviltà che, che imperano. Adesso chiudiamo il nostro telegiornale parlando di meteo e di previsioni del tempo perché fortunatamente pare che qui eh, diciamo così l'abbiamo scampata, non ci sono i problemi che stanno avendo in questo momento i nostri connazionali del Nord Italia, specialmente di Genova e specialmente di Parma dove sappiamo nella notte di ieri il torrente eh, Baganza è esondato e tutta l'area sud della città ha subito gravi danni, insomma, Parma si è svegliata nel fango. Noi invece ci svegliamo fortunatamente nel caldo, perché infatti un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo nel complesso stabile ed assolato dovunque. Queste sono le previsioni di domani. Gli addensamenti in transito saranno di poco conto. In prevalenza alte e stratiformi, ma senza recare fenomeni degni di nota. Tuttavia, dalla sera è previsto un, avolo, un aumento della nuvolosità, scusatemi, sulla parte nord della regione Calabria, temperature sopra le medie del periodo con clima caldo, massime anche fino a 30 gradi, quindi tempo veramente di eh, mare e per continuare la stagione della balneazione 2014. Infatti continua la fase stabile mite in tutto il meridione d'Italia. Grazie alla prevalenza e alla presenza dell'alta pressione che porterà una fase di bel tempo fino a... Al, alla fine della settimana, bel tempo che potrebbe iniziare però a cedere eh, già da venerdì, da sabato, quando una perturbazione potrebbe spingersi sin verso le regioni meridionali dello stivale, Calabria compresa. E il nostro telegiornale termina qui. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che le repliche dei nostri telegiornali, i nostri servizi e tutta la nostra programmazione, oltre che visibile. E sul digitale terrestre canale 625, la potete trovare anche on demand online gratuitamente su YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Grazie e arrivederci.